avevo messo in guardia già 6 mesi fa su questo, indipendentemente dal voto della Sardegna, perché questa è una regione che per la, ha assegnato la prima presidenza di Fratelli d'Italia, prima ancora era stato il sindaco Biondi a governare L'Aquila, Giorgia Meloni aveva scelto il collegio L'Aquila Teramo, il governo di centrodestra ha investito molto su questa regione e questo ai miei occhi insomma faceva pronosticare facilmente il fatto che avrebbero fatto il massimo sforzo e difatti lo hanno fatto, perché con 5 mesi d'anticipo, mentre magari in Basilicata o in Piemonte stanno ancora litigando su chi è il candidato, qui con 5 mesi di anticipo hanno individuato un candidato, lo hanno fatto in un campo larghissimo, abnorme, nonostante tra Renzi, Calenda, Conte negassero uno con l'altro di essere alleati per darsi una giustificazione e tenere un po' il quadro tra quello che dicono a Roma e quello che facevano in Abruzzo, però sapevo che avrebbero fatto il massimo sforzo. Noi abbiamo messo in campo le nostre migliori energie, abbiamo dimostrato che il consenso reale dei cittadini è nel campo del centrodestra e sono molto orgoglioso di aver anche potuto in questa vicenda elettorale dare un segnale chiaro anche a livello nazionale. Il campo largo non è il futuro né dell'Abruzzo, perché in realtà era il suo passato, avevamo già visto questa formula all'opera, aveva lasciato disastri, ma non è nemmeno il futuro dell'Italia. Ho usato la, come dire, il giochetto del campo lungo, perché è lungo il mio soprannome, tutto qui. È un campo coeso, confermo, e lo è, e peraltro i numeri che esprime questa tornata elettorale regionale sono molto simili a quella già espressa dalle politiche, alle elezioni politiche. Forse Italia aveva avuto il 12%, oggi ha 1,5% in più, la Lega aveva avuto intorno all'8% e ha fatto un risultato quasi analogo, molto simile, quindi nessuno ha né guadagnato né perso in maniera consistente, tutti hanno confermato la loro forza e il loro radicamento. Questo è un segnale di buona salute e anche aiuterà l'armonia nei rapporti tra tutti gli alleati. Innanzitutto il centrodestra è una coalizione compatta, che il centrodestra è una coalizione matura e che Fratelli d'Italia, contrariamente a quanto si dice, ha una classe dirigente che si riconosce nella premier Giorgia Meloni, ma che da essa prende anche esempio, e l'esempio è quello del sacrificio, del lavoro, dell'abnegazione, della serietà, dell'onestà e dell'impegno costante. Se si mettono insieme tutte queste caratteristiche si riesce a proporre un programma di governo che, così come hanno fatto gli aquilani 2 anni fa, fanno oggi gli abruzzesi con Marco Marsilio. Il centrodestra è premiato soprattutto nelle aree interne, che cosa vuol dire? Vuol dire che il battage anche mediatico a cui abbiamo assistito è stata una bolla che si è sgonfiata ben presto. La provincia dell'Aquila si conferma come benzina per il motore del centrodestra, di questo naturalmente ne siamo contenti ed orgogliosi, senza trascurare che anche sulle altre province siamo andati bene e solo su Teramo c'è stata un qualche virgola di decimale di rincorsa rispetto al candidato Luciano D'Amico. Biondi, 2017 è iniziato qualcosa, 2022 è stato un anno importante con la sua riconferma e la vittoria delle politiche. Che cosa racconta il voto quest'anno? Ma racconta che innanzitutto il centrodestra è una coalizione compatta, che il centrodestra è una coalizione matura e che Fratelli d'Italia, contrariamente a quanto si dice, ha una classe dirigente che si riconosce nella premier Giorgia Meloni, ma che da essa prende anche esempio. E l'esempio è quello del sacrificio, del lavoro, dell'abnegazione, della serietà, dell'onestà e dell'impegno costante. Se si mettono insieme tutte queste caratteristiche si riesce a proporre un programma di governo che, così come hanno fatto gli aquilani 2 anni fa, fanno oggi gli abruzzesi con Marco Marsilio. Il centrodestra è premiato soprattutto nelle aree interne, che cosa vuol dire? Vuol dire che il battage anche mediatico a cui abbiamo assistito è stata una bolla che si è sgonfiata ben presto. La provincia dell'Aquila si conferma come benzina per il motore
del centrodestra, di questo naturalmente ne siamo contenti ed orgogliosi, senza trascurare che anche sulle altre province siamo andati bene e solo su Teramo c'è stata un qualche virgola di decimale di rincorsa rispetto al candidato Luciano D'Amico.